Вечерний Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір, ви знаєте. Non possiamo fare più di quello che stiamo facendo per aiutarli militarmente. Alcuni temono la guerra mondiale. Beh, ora non si vede. Gestire in modo uniforme a livello europeo questo esodo epocale, biblico. We have to get rid of the dependency of Russian gas. Sta diventando una guerra anche sulla pelle delle persone. Altre sanzioni non sono escluse. La determinazione russa è chiarissima, andare avanti e sconfiggere la resistenza. Buongiorno, ben ritrovati, 13° giorno di guerra. Oggi voglio partire da questa fotografia, 1000 chilometri da solo, uno zainetto rosso e un berretto di lana in testa. E sul dorso della mano un numero di telefono. Lo vedete, no? È così che Adam, un bambino ucraino di 11 anni, si è presentato a degli increduli poliziotti della frontiera slovacca. È partito da Zaporizhia, ve la ricordate, quella città della centrale nucleare attaccata dai russi? È partito da solo Adam, perché il padre è morto e la mamma è dovuta restare ad accudire la sua nonna, che è molto, molto malata. Questo è il viaggio che ha fatto, guardate, 1000 chilometri. Il premio slovacco lo ha definito un eroe e Adam un piccolo eroe, lo è davvero. È un eroe, è un simbolo di un popolo che non si arrende, che sta provando a trovare tutta la sua forza, tutto il suo coraggio, forse quella che neanche pensava di avere. Siamo al 13° giorno di bombardamenti sull'Ucraina, ve lo dicevo prima, e oggi Mosca, tanto per cambiare, anche questa mattina parla di tregua, ma intanto continuano ad arrivare notizie tremende dalle città assediate. Ora ci andiamo subito. Ecco, io penso che per trovare una soluzione a questa guerra servano forza, coraggio, pazienza e un pizzico di sana incoscienza, proprio come quella che hanno avuto Adam e la sua mamma. E adesso vado subito ad Odessa, in Ucraina, da Daniele Piervincenzi, che si collega con noi da una città che si prepara ad un lungo e difficile assedio. Mentre parliamo con Daniele faccio entrare tra l'altro Marco Tarquino, direttore d'Avvenire, lo ringrazio molto di essere con noi, e Carlo Gian, buongiorno. Generale, prego. Si possono accomodare qui davanti a me, io nel frattempo saluto sì. Daniele. Daniele, buongiorno, ben trovato. Ciao Mirta, buongiorno. Raccontaci, buongiorno, com'è andata la notte, Daniele? Raccontaci come vanno le cose ad Odessa. È facile. Diciamo che è stato un risveglio un po' complicato, perché nel cuore della notte si sono sentiti due fortissimi boati. Io adesso mi trovo nel centro città, qui alle mie spalle c'è uno dei bunker principali dove si centralizzano anche gli aiuti. Ma ti faccio vedere, questo è il centro, ci sono i cavalli di Frisia a bloccare il passaggio e lì il centro è protetto, cercano di proteggere anche i monumenti. E alle mie spalle lì invece c'è il porto. E di fronte al porto incrocia la flotta del Mar Nero, la flotta russa. Questa notte il boato, ci hanno detto i militari, è stato un missile intercettato dalla contraerea ucraina, un missile ovviamente partito da un cacciatorpediniere russo. Ma ci sono stati anche degli scontri a fuoco, sembra che alcuni incursori della marina russa abbiano tentato di sbarcare per controllare il territorio su una costa completamente minata e hanno ingaggiato un combattimento con le forze ucraine a presidio della costa. Scusa, Daniele, ma la situazione è qui. Ti faccio due domande. La prima è a Odessa si prepara sostanzialmente a un attacco dal mare, che è una cosa molto diversa dalle altre città ucraine, giusto? Sì,
sostanzialmente si aspettano uno sbarco, ma la cosa che fa più paura è che a bordo delle navi c'è personale specializzato, ci sono, diciamo, i marines dell'armata russa, e quindi sembra che sia, insomma, uno sbarco di quelli veramente imponenti. Non se ne ricordano altri se non nel 1950 in Corea. Però Zelensky, ieri il presidente Zelensky ha detto che Odessa sarà bombardata, e quindi il clima oggi è ancora più teso rispetto ai giorni precedenti. Si sta facendo scorta d'acqua, abbiamo visto molti più sacchetti di sabbia. Ti faccio vedere come ci si prepara un assedio, ma è una situazione medievale. Guarda quanta acqua stanno cercando di mettere da parte per tutte le famiglie che cercheranno di raggiungere questo bunker nel pomeriggio, prima del coprifuoco. Provo ad entrare con te per farti vedere come ci si prepara a un assedio del genere. Senti, scusami Daniele, ieri ho parlato con un italiano che vive adesso da moltissimi anni e mi diceva i russi non possono permettersi il lusso però di distruggere Odessa, così come hanno fatto con Kharkiv per esempio, perché Odessa è troppo simbolica, è troppo importante anche per loro, è una città che in qualche modo conoscono da sempre, ci vanno in vacanza, a parte che è di una bellezza, diciamo, Odessa è considerata la Napoli del Mar Nero, una città bellissima. Tu che pensi che questo sia vero? Che sensazioni hai lì parlando con le persone, sentendo anche il clima di tensione attorno a te? Questo è quello che tutti si ripetevano. I russi amano questa città e quindi non la vogliono vedere distrutta. Però adesso non si fidano più di nessuno, perché le notizie, per esempio, dei corridoi umanitari bersagliati dall'artiglieria ha fatto sì che alcune famiglie che ieri avevano deciso di scappare sono invece rimaste. Non hanno più nessuna fiducia in quelli che sono i messaggi che arrivano da Putin, ma anche da quello che si dice poi per le strade. Sono terrorizzati e quindi continuano a portare aiuti qui. Ma è cambiato anche il modo di tenere gli aiuti da parte. Prima arrivava frutta, arrivavano beni che dovevano essere consumati velocemente. Adesso invece arriva cibo in scatola, tonno in scatola, pasta e riso, cioè si preparano ad un assedio lungo e non si fidano più a lasciare la città, sono praticamente prigionieri di questa situazione. Beh, questo devo dire una cosa che sta succedendo, scusami Daniele, solo per dire che sta succedendo in molte città dell'Ucraina. Ieri abbiamo parlato con alcuni cittadini di Mariupol, anche loro dicono non andiamo più via perché si muore nei corridoi umanitari. Abbiamo visto ieri delle scene terribili ad Irpin, abbiamo visto quello che era successo a una famiglia, ma Claudio Locatelli ci ha raccontato in diretta quanto si stava sparando sui profughi, sulle persone che fuggivano, e come l'esercito ucraino cominciava a creare dei convogli per difendere chi decide di andare via. E questo è successo persino a Kharkiv, dove la gente rimane chiusa in casa pur con le bombe perché ha il terrore di andare via. Pensate che clima spaventoso c'è in Ucraina. Prego, che volevi dirci, Daniele? No, che è cambiato anche un po' il clima fra i militari, mentre prima sembravano, come dire, in attesa, beh, adesso non sono più pronti. E molti si stanno spingendo verso il porto che cercheremo di raggiungere nel pomeriggio. Cioè, insomma, ci si sta preparando per la battaglia. Allora, io mi ricollego con te dopo, così nel frattempo casomai entri nei rifugi, ci fai vedere anche, insomma, come si stanno organizzando gli aiuti e anche appunto per proteggersi da quello che potrebbe accadere. Do ancora il benvenuto a Marco Tarquinio, che abbiamo visto spesso in questi giorni, leggiamo con grande attenzione Avvenire che la situazione di questi paesi non l'ha mai dimenticata, anche quando in molti erano distratti. Lo ringrazio di essere con noi, ringrazio moltissimo Carlo Gian, che come sapete è un generale, esperto di strategia militare, insomma può darci oggi molto aiuto anche per capire come si muoveranno i russi nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Anche questa cosa generale di continuare a dire c'è la tregua, ci sono i corridoi umanitari, c'è il cessate il fuoco dalle 8, anche ieri dalle 8 alle 5 potete muovervi, e poi dopo continuamente vedere queste scene tremende di civili uccisi. È strano. Vabbè, come al solito, come è capitato a Grozny, come è capitato a Aleppo, che sono i due esempi classici di come i russi procedono nell'occupazione delle città. Cioè praticamente radono al suolo moltissimi edifici, terrorizzano la popolazione, la fanno scappare, dopodiché creati il deserto, chiamano deserto pace e lo occupano.
Allora, adesso arriviamo a riflettere anche su questo. Nel frattempo saluto Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Ho tra le mie mani in anteprima il Corriere, l'inserto del Corriere dentro la guerra, che uscirà domani gratuitamente con il Corriere. Vi consiglio francamente di leggerlo. Io me lo sono guardato tutto il pomeriggio di ieri, è pieno di cose belle, interessanti, di grandi riflessioni, di grandi firme, quindi insomma veramente una lettura che vale la pena. Buongiorno Luciano, benvenuto. Vedo anche Guido Crosetto, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno, benvenuto Guido. Prima di dare la parola a Fontana, a Tarquinio, a Crosetto, però voglio andare un momento a Nipro, perché a Nipro, come tutti i giorni, si collega con noi Cristiano Tinazzi. Io ringrazio moltissimo per collegarsi ogni mattina e raccontarci una città molto importante. Vi mettete un momento la mappa, per cortesia, perché Nipro è una città che si trova sotto la disperata e distrutta Kharkiv, quindi raccoglie molte delle persone che fuggono da Kharkiv, ma è anche molto vicina a Zaporizhzhia. Ha anche avuto dei profughi che arrivavano da Mariupol, perché anche Mariupol è una città assediata, quindi insomma è un osservatorio molto importante e diciamo che il clima sta peggiorando di giorno in giorno. Dove sei, tra l'altro? Ti vedo in mezzo ai fiori, alle scatole. Sì, sono al centro di coordinamento dei volontari che tutti i giorni qui 24 ore su 24 raccolgono tutto il materiale necessario per aiutare i volontari che combattono e i soldati al fronte, e oggi, anche qui oggi è l'8 marzo, e quindi stamattina sono arrivate persone, decine di persone, a portare i fiori, compreso il sindaco di Dnipro. Quindi, nonostante diciamo la tragicità del fatto e che ci sia una guerra in atto, le donne oggi in qualche modo cercano di prendersi un loro spazio, che comunque hanno tutto l'anno, ma oggi c'è stato diciamo un tributo a loro, perché sono qui sempre a lavorare senza sosta. Allora, questo è importante, anche perché insomma ci arriveremo, avremo due testimonianze di donne ucraine, ma certamente questa giornata internazionale dei diritti delle donne, perché questo è l'8 marzo, non è la festa della donna, è la festa dei diritti delle donne. Noi oggi la dedichiamo alle donne ucraine, che devo dire che, come sempre accade nelle guerre, stanno dimostrando una forza, un coraggio, una resilienza straordinaria, cercando di mettere in salvo la vita, che poi è quello che le donne geneticamente cercano di fare da sempre e per sempre. Vengo subito da te, perché sono molti giorni che tu scrivi che bisogna disarmare tutti, che bisogna lavorare davvero per la pace. Non mi sembra però che sia quello che sta accadendo. Zelensky continua a chiedere armi, aerei. Primo passo è far tacere le armi. Continuiamo. Sembra una richiesta assurda, ma è l'unica richiesta sensata. Perché per come è impostata questa guerra, è in un copione che purtroppo abbiamo già visto. Lo diceva prima il generale Jean, l'abbiamo visto in Cecenia, l'abbiamo visto in Georgia, una guerra che si è consumata in 11 giorni, la prima guerra in Europa nel XXI secolo che si è consumata nell'indifferenza delle opinioni pubbliche occidentali. Siamo stati in Cos'è pochissimi questa guerra, Marco, in quel cuore che in quel ha cambiato la percezione, d'agosto. Perché non siamo per niente indifferenti. È che l'Ucraina non è periferica rispetto all'Europa, nel cuore dell'Europa dell'Est, a confine con tutti i paesi dell'Unione, è un paese con il quale abbiamo rapporti attraverso uomini e donne in carne ed ossa, quelli che vengono a lavorare nelle nostre città, nelle nostre case, con un rapporto costante, siccome sono fra quei cittadini dell'Europa dell'Est che possono entrare in Unione Europea senza visto per almeno 3 mesi, c'è un movimento continuo, per cui molti di noi hanno imparato a conoscere non solo le donne, tante, sono più di 230.000 che aiutano le nostre famiglie, soprattutto i più anziani, ma anche le loro figlie, i loro nipoti, perché vengono a fare un periodo di vacanza in Italia. Questo è c'è un rapporto dell'esodo biblico forte che stiamo vivendo. Guardate. Però ecco, volevo una precisazione. Fanno. Prima è stato detto Aleppo. Io sono un giornalista che non firma appelli, perché dico che firmo i miei articoli. Però l'appello per Aleppo lo firmai quando Andrea Riccardi lo propose. Aleppo è stata massacrata da tutti. I russi sono venuti molto dopo, in una quella pseudo-pacificazione che ci fa credere che la guerra di Siria non sia finita. Aleppo è stata massacrata dagli uomini di Assad, dai quelli delle brigate islamiche, una città di 2 milioni di abitanti che è stata trasformata in campo di battaglia. Siamo, ero stato per anni,
e rischiamo di rivedere la stessa cosa nelle città ucraine. Stanno arrivando miliziani ceceni, l'abbiamo documentato su Avvenire, e da ieri ci sono voci insistenti e anche abbastanza confermate purtroppo dell'arrivo di uomini armati dalla Siria, gente esatto. abituata alla battaglia casa per casa. Questo è quello che va scongiurato, altrimenti continueremo a stare dentro un vortice che è di morte soprattutto allora, per gli inermi. Fermiamoci un momento qui, voglio sentire Luciano Fontana, anche perché Luciano, Marco dice che una delle cose per cui siamo tutti così coinvolti è il fatto che queste persone le conosciamo, le abbiamo guardate in faccia, le abbiamo viste nelle nostre case. Secondo me c'è anche un altro tema, come dire, più egoistico ma anche molto forte. Abbiamo paura che questa guerra non si fermi all'Ucraina. Questo è un sentimento molto forte dentro di noi. E ieri sera Zelensky nel suo appello ha fatto proprio riferimento a questo per smuovere l'opinione pubblica occidentale. Sentiamolo un momento e poi sentiamo Luciano Fontana. I think he is capable of stopping the war that he started. And even if he doesn't think that he was the one who started, he should know one important thing, a thing that cannot deny that stopping the war is what he's capable of. And believe me, I addressed many Western leaders. This war will not end just like this. This will trigger the world war. Questa guerra non finirà così. Luciano, si scatenerà la guerra mondiale. Naturalmente questo è l'interrogativo di sottofondo che preoccupa tutti e che spiega anche tante delle decisioni che sono state prese in questi ultimi giorni, ad esempio non aderire alla no-fly zone, non fare la no-fly zone, e alcuni paesi hanno rifiutato il passaggio delle armi, altri non sono disponibili a dare gli aerei militari che servirebbero agli ucraini a controllare il territorio. Quindi la preoccupazione, visto come si sta comportando Putin, che questo leader, soprattutto se non raggiunge i suoi obiettivi immediatamente, è messo nell'angolo con le sanzioni, possa dar vita a un'escalation fino all'uso dell'arma nucleare. Qualcuno dice addirittura che ci sono piani per usare delle armi nucleari più circoscritte. Io non capisco bene cosa significhi questo. Questo è un rischio enorme e quindi io credo che come comunità occidentale dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare gli ucraini e per fermare la guerra, salvo arrivare a un'escalation che sarebbe devastante per l'intera umanità. Questo è il punto in discussione in questo momento. Che Putin non ricorra all'arma atomica non ce lo può garantire nessuno. Purtroppo è così, ora arrivo anche al generale Jean su questo, però c'è un'altra cosa che mi incuriosisce, no? Cioè, come possiamo pensare di riaprire davvero una trattativa di pace? Perché diceva Marco che l'appello per la pace è il più incredibile ma anche il più sensato. Eppure è come se tutti avessimo perso un po' le speranze su questi round di trattative in Bielorussia che sembrano non portare da nessuna parte. Ieri però Zelensky dice una cosa, lo dico a Crosetto e poi arrivo anche a Gian sulla stessa domanda. Ma Guido, mi senti? Sì. In quello stesso appello di cui ho mostrato quella piccola clip, lui dice a un certo punto possiamo discutere e trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere, e si riferisce al Donbass e alla Crimea, e conclude dicendo sono pronto al dialogo, non alla capitolazione. Allora, si può aprire uno spiraglio di dialogo tra Ucraina e Russia? O effettivamente bisogna pensare a una trattativa molto più ampia, bisogna pensare a un grande negoziatore, si è molto parlato di Angela Merkel, insomma, qual è una strada percorribile? Perché davvero l'idea è continuamente, parliamo di negoziati in Bielorussia, nel frattempo vediamo civili massacrati, come diceva Jean, è il metodo dei russi, diceva Carlo Jean, insomma, è impressionante. Beh, ieri io quando ho ascoltato quel discorso ho visto da parte di Zelensky un grande passo avanti rispetto ai giorni precedenti. C'è un problema di audio?
Mi sentite? Ecco, ora sì, hai avuto un momento in cui gracchiavi parecchio, francamente. Quando ho sentito il discorso di Zelensky ieri ho notato, diciamo, un'apertura che non c'era mai stata nei giorni precedenti e che mi ha fatto sperare nella possibilità di arrivare a un dialogo che portasse alla conclusione della guerra. No. Allora facciamo una cosa, la regia chiami un attimo per favore Crosetto e sistemi l'audio perché non riusciamo a capire. Nel frattempo sento il generale Jean. C'è la possibilità di un accordo tra questi due uomini, tra Zelensky e Putin, o in qualche modo generale, per essere molto sinceri, ne resterà uno solo? Cioè non possono più convivere, tra l'altro due paesi fratelli, vicini. I due paesi potrebbero convivere tranquillamente. L'elite dei due paesi hanno invece grossa differenza perché è difficoltà convivere assieme. Teniamo conto che esiste una simmetria di fondo. Putin è un autocrate. Un autocrate non può perdere una guerra, perché se perde la guerra non perde solo il potere ma anche la pelle. Un leader democratico perde il potere e non perde la pelle, va in esilio, insomma, in qualche maniera sta giusta. Una possibilità di accordo può essere effettuata solamente con una fortissima pressione su Putin, e l'unico che sia in condizione di fare una forte pressione su Putin è la Cina. La Cina finora ha un atteggiamento abbastanza ambiguo. Lei. Non c'è né la Merkel, né Berlusconi, né il Papa, né nessuno, insomma, né Erdogan, né altri, insomma, né Bennett che possono trovare un accordo. Perché Putin si gioca veramente tutto quanto, e Putin è il cerchio magico che lo circonda. Cerchio magico che lo circonda, che però ha determinate vulnerabilità, perché è diviso tra gli oligarchi da una parte e i silovichi, gli uomini che vengono dai servizi di sicurezza, dalle forze armate, dall'altra. Gli oligarchi comunque sopravvivono perché hanno i soldi all'estero, più o meno li hanno investiti. Se la cavano. Da qualche parte. Ma quando lei dice, che ha delle vulnerabilità il cerchio, ma quando lei mi dice che ha delle vulnerabilità il cerchio magico, intende che gli occidentali potrebbero lavorare su divisioni interne del cerchio magico di Putin per farlo cadere? Ma più che gli occidentali sono i combattenti ucraini che, infliggendo sufficienti perdite alle forze russe, inducono i silovichi a ripensarci. Non con le buone parole e così via, oppure con l'esaltazione anche delle manifestazioni di piazza in Russia, non caviamo fuori un ragno dal buco. Guardate che livello di consenso che ha Putin in Russia, 5 giorni, l'ultimo sondaggio è abbastanza credibile, fatto da Foreign Affairs con una sua agenzia di sondaggi in Russia, dà un aumento del consenso nei confronti di Putin dal 63 al 71%. Quindi la guerra lo rende più popolare? Anche l'uscita del patriarca di tutte le Russie, Kirill, che l'ha fatta ieri, che la guerra è una specie di crociata contro i gay, contro il gente corrotta e così via, visto che la Chiesa ortodossa sicuramente ha contatti molto stretti con l'opinione pubblica, col popolo e così via, dimostra che sostanzialmente il consenso di Putin per quello che fa è molto molto forte. Se capisco bene, Marco non è d'accordo, ora arrivo anche da Crosetto che pare che l'audio funzioni. Il parere del generale Jean è che non è l'opinione pubblica che può rovesciare Putin. No, è chiaro che non lo può rovesciare, ma può influire, e non poco. C'è una società civile russa, come la chiamiamo noi in Occidente, vitale e coraggiosissima. L'Accademia russa, con centinaia di suoi esponenti, ha firmato manifesti contro la guerra. Cioè, gente che insegna nell'università, che lavora nei centri di ricerca, che ha messo il proprio nome, la propria faccia, sotto appello in cui si dice fermate la guerra. Quindi più di 15.000 persone sono state arrestate perché non si rassegna, e sanno benissimo che se vanno in piazza vengono arrestate. Sono molti giovani, gente che è profondamente europea. Noi non siamo in guerra con i russi, siamo in guerra in questo momento
come io dico idealmente, col sistema Putin, per intenderci. Anche perché quello invece di compatte Putin, russi, se con Putin cominciamo. Bisogna trattare. Allora, delle cose che sono state dette nelle ultime ore da parte russa e da parte ucraina, perché la volontà dello scontro possiamo continuare a raccontarla, no? Ma ci sono delle parole nuove. I russi, dal Cremlino, non viene più la richiesta di denazificare Kiev. Allora, nel codice, già l'offesa in sé di chiamare un leader che è di tradizione e discendenza ebraica, Zelensky, chiamarlo nazista è un'offesa sanguinosa che è andata avanti per giorni, intollerabile. Però l'hanno abrogata questa parola, continuano a chiedere la neutralizzazione, la smilitarizzazione dell'Ucraina e la regolazione dei rapporti territoriali che di fatto si sono precostituiti nel Donbass e in Crimea. E dall'altra Zelensky ora risponde dicendo il rischio alla guerra mondiale, bisogna guardare le parole che costruiscono ponti, non solo quelle che certo. ribadiscono le trincee. Zelensky risponde dicendo siamo pronti a trattare su tutto. Dialogo. Manca un grande mediatore, sono stati fatti nomi importanti, ne aggiungo uno, che è quello di Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, che costruì l'allargamento all'est dell'Unione senza tensioni con Mosca, che come Angela Merkel, e potrebbero essere un tandem notevole, ma con mandato dell'ONU, allora, non con mandato dell'Unione allora, Europea. Devo sentire su questo che ne pensano Crosetto e Fontana, perché invece Jean diceva non c'è mediatore europeo che tenga, è solo la Cina. Però prima, scusatemi, passo da Leopoli, perché vedo che si è collegato con noi ed è importante collegarli appena possono i nostri inviati, perché devo dirvi che fanno un lavoro straordinario ma complicatissimo. Sabato Angeri, che appunto Leopoli è una città che ha ancora una situazione differente, come sapete, perché è molto molto, molto vicino alla Polonia, è il luogo da cui si tenta di scappare in Polonia, quindi c'è un flusso continuo di persone, è la città in cui abbiamo visto negli ultimi giorni fotografie e scene di straordinaria potenza sulla messa in sicurezza delle opere d'arte, mi riferisco a quel meraviglioso Cristo Ligneo, ma mi riferisco anche a quei monumenti tutti avviluppati dai teloni per cercare di difenderli. Eccoci qua, sabato, raccontami. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Esattamente come riferivi tu. Sono due giorni che intorno al centro si sentono i rumori degli operai del comune che stanno tappando praticamente le vetrate della cattedrale del centro con delle lastre di metallo per evitare che le vibrazioni o eventuali bombardamenti le danneggino. Memoria anche di quello che è successo a Kharkiv, a Mariupol, dove il patrimonio artistico del centro era minore di Leopoli. Ricordiamo che Leopoli è patrimonio dell'UNESCO, il centro della città. E quindi qui stanno cercando in tutti i modi, come avete visto, come hai citato giustamente anche tu, con il Cristo Ligneo e altre le statue del centro, di proteggerle. E parallelamente a questo tentativo di tutela del patrimonio artistico, la città è mobilitata per una sorta di, potremmo chiamarla, economia di guerra, nel senso che nella biblioteca, ad esempio, nel teatro comunale, ci sono volontari che tutto il giorno confezionano ad esempio reti mimetiche che smistano i pacchi che da qui arrivano dalla Polonia o dagli altri centri dell'Ucraina per inviarli a Kiev, per inviarli verso est, anche se ormai c'è un solo treno al giorno che va verso Kiev, che è quello che poi la sera torna in città a prendere altri sfollati e la mattina li porta qui. Sì, che è quello sempre stracolmo, abbiamo visto, noi abbiamo visto assieme a Claudio Locatelli molte scene alle stazioni di Kiev. No, press, giornalista. Io розумію. No, but I'm not taking you, it's my face. It's not you, look at you. It's not you, okay. No, but I'm a journalist. Ah, non voleva essere ripreso, non vuole essere ripreso. Don't worry. Sì, ma non capisco. No, but I'm not taking... It's not you. Okay. No, I'm from the Italian press. Don't worry. Okay. Clima di sospetto, di preoccupazione. Ci pare chiaro, va bene. Mi pare... Sì.
Grazie. Allora, aspetta un attimo, sabato, che devo andare un secondo ad Odessa, perché vi continuo a dire, guardate che Odessa è una città importantissima in queste ore, è molto importante avere lì Daniele, perché veramente potrebbe essere il nuovo fronte, è certamente un obiettivo molto strategico per i russi, l'accesso al Mar Nero, la presa di tutta quella zona a sud che possa ricongiungere la Crimea, che peraltro si ricongiungerebbe anche a quell'altro pezzetto rosso che vedete, che la Transnistria, che dove ci sono ancora delle armate russe, sì, sono 10.000 uomini. 10.000 uomini, e quindi tutta questa zona che abbiamo imparato a conoscere, perché siamo i primi ad avere una scarsa cognizione ovviamente della geografia ucraina, oggi è fondamentale. Daniele, sei entrato nel bunker dove si stanno organizzando per resistere? Sì, qui si prepara, come ti dicevo, a un vero e proprio medievale. Ti porto dentro perché adesso con tutti questi sacchetti di sabbia ha tutt'altro aspetto rispetto a ieri, per esempio. Tra l'altro questo è un bunker gestito totalmente dalle ragazze giovanissime, e oggi non si sono dimenticate che è l'8 marzo, ci sono dei fiori qua per le ragazze che gestiscono questo centro e organizzano praticamente tutto. Noi uomini siamo solo le braccia che portano dentro tutte le risorse, che non sono più beni deperibili. Qui adesso mettono da parte cibo in scatola, cioè si preparano ad un lungo assedio. Sentivo prima dei monumenti, anche Odessa, che è una città con un'architettura importante, un teatro dell'opera dei primi del Novecento, cercando di proteggerli. Non è così facile, perché sebbene i russi amino questa città, c'è il rischio che molto del centro venga distrutto, che venga colpito dalle navi che incrociano qui di fronte al porto. Una delle navi russe questa notte è stata colpita, ci hanno riportato delle fonti militari, mentre i missili lanciati da un'altra nave russa sono stati intercettati e quindi non hanno raggiunto la città, che era il vero rischio di cui si parlava ieri. Certo, l'annuncio di Zelensky ha gettato un po' tutti nello sconforto, cioè Odessa si deve preparare a essere bombardata, ad essere assediata, e devo dire che i cittadini si stanno preparando. Grazie Daniele, ci chiedi la linea quando vuoi, perché insomma, tutto quello che ci riesci a raccontare per noi è prezioso. Io vado un momento da Crosetto, qui riusciamo forse adesso a parlare, e da Fontana, e poi arrivo anche a Carlo Gian, perché appunto il tema è la mediazione, dove è possibile e come è possibile la mediazione. Carlo Gian ha detto c'è solo la Cina che può farla, invece Marco Tarquinio diceva guardate che esistono delle grandi personalità europee, per esempio Prodi e la Merkel in tandem, che potrebbero forse riaprire davvero il filo del dialogo. Guido Crosetto. Ma io penso che quelli che possono fare da mediatori vadano scelti non da una parte considerata terza o magari ostile, come in questo momento l'Unione Europea, ma vadano scelti tra i due contendenti, nelle nazioni o nelle personalità che adesso hanno un dialogo aperto, per cui non mi formalizzo sul nome, il tema è arrivare a un tavolo. Mi pare che oggi, tra ieri e oggi, siano stati fatti dei passi avanti importantissimi, come ricordava prima mi pare Tarquinio, perché il passaggio fatto da Zelensky è rivoluzionario rispetto ai discorsi che faceva fino ad alcuni giorni fa, quindi una disponibilità che è quasi vicina alle richieste russe. Per cui a oggi, adesso semplifico molto la differenza grande è sulla smilitarizzazione, no? O sulla presenza di missili occidentali, sulla NATO, cioè, per cui siamo arrivati a differenze che sono colmabili all'interno di una trattativa che va fatta assolutamente per fermare questa guerra, perché ripeto, questa guerra ha la drammaticità che stiamo vivendo tutti i giorni, che non può che aumentare nel prossimo periodo, perché come accade sempre, lo ricordava prima il generale Jean, poi questi diventano luoghi in cui arrivano i mercenari da tutto il mondo, e quando arrivano mercenari da tutto il mondo aumenta la violenza, aumenta l'impossibilità del controllo, cioè per cui il rischio di trovarci di fronte a una situazione come quella che abbiamo visto in altre parti del mondo e ogni giorno di resistenza da parte degli ucraini diventa ogni giorno più grande, così come diventa ogni giorno più grande la possibilità di, passatemi il termine, un errore che scatena ancora qualcosa di più grande, no?
Per cui va cercato in tutti i modi il tavolo, non so io come farlo, non so, ma mi pare che sia la Russia da una parte, sia l'Ucraina dall'altra, in qualche modo abbiano fatto dei passi avanti verso la possibilità di costruzione di quel tavolo. Sta alla comunità del mondo dargli una mano a costruirla, io anche penso che i cinesi possano giocare un ruolo, e allora occorre che il resto del mondo chieda ai cinesi di giocare quel ruolo, anche se significa regalare diciamo uno spazio politico che la Cina non aveva. In questo momento non bisogna guardare a chi regala, a chi prende più spazio. No, anche perché la Cina ha detto chiaramente che lavorerebbe per la pace, ma ha anche detto che l'amicizia con Russia resta salda, quindi insomma non si è affatto schierata, no, finora. Ma difatti l'ONU dovrebbe puntare sulle nazioni che in questo momento hanno più facilità di dialogo con l'aggressore. Perché quello da sedere al tavolo è l'aggressore. Aspetta, Guido, vorrebbe aggiungere una cosa, Carlo Zhang. Guardi, la Cina ha appoggiato le sanzioni occidentali, la banca centrale cinese, la banca commerciale di Pechino e la banca di investimenti asiatici, che è quella che finanzia la Via della Seta, hanno cessato le aperture di crediti in dollari a tutte le banche russe. Ah, quindi seconda cosa, leggiamo il telegramma quindi che ha mandato. Nella sostanza, senza fare cose, diciamo, appunto, leggiamo il telegramma che ha mandato però Xi Jinping a Zelensky, ringraziandolo per aver aiutato l'ambasciata cinese a sgombrare i 6.000 cinesi che erano in Ucraina all'inizio delle ostilità. Quindi la Cina è affidabile come mediatore. Avendo una certa conoscenza della cosa, è più che evidente. Ed è l'unica che possa farla, perché mettetevi nei panni di Putin. Non so se la mediazione... Come Putin può accettare una vittoria parziale? Perdi il potere se non la pelle, eh? Allora, questo è molto importante. Come? Non può avere una vittoria totale, però. E lo sa anche lui. Lui si è impantanato in un pantano, continua a dire, un pantano di sangue. E alla Cina va bene anche che si indebolisca la Russia, perché no, ma è più indebolita, l'ha già comprata. Avere un Afghanistan praticamente dentro casa anche per Putin è complicato. Luciano, a proposito di Putin, no, perché Luciano ha detto una frase molto importante, anche un po' lapidaria, ha detto: un autocrate perde il potere ma anche la pelle. Il vostro inserto del Corriere, che ho davvero letto con grande interesse, devo dire, parte con un pezzo di Paolo Valentino che è proprio, la domanda è proprio questa: Putin fin dove vuole arrivare? E dice: lo zar vuole riunificare il mondo russo con un piano del XIX secolo. Cioè, è questa la grande paura, che Putin abbia in testa un piano che sia completamente fuori dalla storia, quantomeno dalla storia come l'ha immaginata l'Occidente. Sì, nella sua testa c'è questo piano, poi che possa realizzarlo e che anche lui ragionevolmente pensi che ci siano possibilità di realizzarlo, questo è tutto un altro discorso. Io devo dirti, Mirta, che dopo la prima crisi della Crimea, dopo l'invasione, dopo quello che è successo nel 2014, con Paolo Valentino, per l'appunto, abbiamo incontrato Putin, che c'era sembrato una persona completamente diversa da quella che vediamo ora gestire questa guerra, molto determinato ma razionale, disponibile alla mediazione e con l'obiettivo di aprire un rapporto nuovo sia con la NATO sia con l'Unione Europea. Quel pezzo di Putin, quella parte di Putin mi sembra completamente sparita. Se stiamo alle questioni ora aperte, è evidente che la trattativa si può aprire solo perché Putin in questo momento non ha raggiunto i suoi obiettivi in tempi brevi e contemporaneamente l'Occidente, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno reagito con delle sanzioni economiche che stanno avendo degli effetti, li avranno anche più pesanti nei prossimi mesi, perché è evidente la Cina, ragionevolmente le banche cinesi non fanno più credito, non aprono credito, perché la Russia non è assolutamente in grado di poter rispettare qualsiasi impegno economico in questo momento. Il punto è che solo Putin può fermare la guerra, perché lui l'ha aperta, non c'era nessuna minaccia alla sua sicurezza che giustificasse una guerra. Dopo l'apertura di Zelensky sulle repubbliche indipendenti, sulla Crimea,
mi sembra che l'Ucraina, che è uno Stato aggredito, sovrano, libero e indipendente, abbia fatto il massimo di concessione a un disegno autocratico e di potenza come quello di Putin. A questo punto serve che le Nazioni Unite e la comunità internazionale individuino il mediatore migliore, sicuramente la Cina in parte lo può essere insieme ad altri soggetti, per costringere Putin a capitalizzare quel minimo di vittoria, minimo non tanto, perché che può portare a casa, membra, il problema è capire se si accontenterà, che Luciano. Può portare a ma sì, secondo me si accontenterà dopo un po', ci vuole ancora un po' di tempo e ci vuole una capacità ancora di resistenza sul campo e una forza di determinazione dei paesi che lo stanno isolando. Non certo ci vuole l'appello al buon cuore di Putin, questo purtroppo non funziona. Allora, voglio, a proposito di resistenza sul campo, sono molto variegate le resistenze sul campo, ci sono quelli che combattono, ma c'è molta resistenza alla popolazione civile, come sappiamo, molta resistenza delle donne, ve lo dicevo prima. Questa guerra ha molti volti femminili importanti, a partire forse dal primo volto che abbiamo visto in quel giorno terribile dell'attacco, quella donna insanguinata, eccola qui, che ci è rimasta impressa a tutti noi, a partire dalle donne che hanno fatto viaggi tremendi per riuscire a partorire al sicuro i loro figli, come questa ragazza che l'ha partorito in Italia, la sua bambina. E a continuare con le donne che si sono armate, questa è la Miss Ucraina che si è fatta fotografare armata, e tutte le donne che stando al sicuro, per esempio in Italia, sono tornate nel nostro paese. E questo oggi l'8 marzo è davvero il loro 8 marzo. Io mi collego subito con Agliona. Posso dire una cosa su questo? Prego. Noi domenica con Antonella Mariani abbiamo scritto un editoriale che ho voluto in prima pagina accanto al mio. Perché una cosa colpisce, che ai tavoli dove si è decisa la guerra, bravissimo, ai tavoli dove si sta negoziando non c'è nessuna donna. Forse è per questo che la guerra ancora non si è riesce a fermare. È un editoriale bellissimo questo, ha ragione a citarlo Marco Tarquinio, perché effettivamente i tavoli dei negoziatori tutti maschi, al tavolo diciamo della guerra di Putin una sola donna, il capo della banca centrale, che peraltro era quella che aveva un'aria disperata, che sapeva che questa roba avrebbe trascinato l'economia del suo paese. Il tavolo dove si è decisa la battaglia era l'unica che dissentiva palesemente. Esattamente. Ed è originale della Crimea. Fra... Esattamente. Allora, andiamo subito da Aliona Kliujeva, io non so se ho detto Kliujeva, ok. Aliona ha 25 anni, ha vissuto moltissimo in Italia, adottata da una famiglia italiana, ma è ripartita per il suo paese con un autobus che l'ha portata a Leopoli. La prima domanda che ti faccio è questa, naturalmente, Aliona. Perché tornare a casa nonostante il pericolo palese che tu sai di correre, no? Cosa hai sentito? Allora, perché mi ricordo il giorno in cui è scoppiata la guerra, io dormivo tranquillamente quelle ore mentre i miei amici hanno vissuto l'inferno, perché io qua vivo a Kiev, c'ho la casa a Kiev. E poi mi sono svegliata e mi sono sentita così proprio colpevole di non essere stata vicina, di non avere neanche risposto alle chiamate che loro mi chiamavano. Tipo, mi fai una cortesia, Aliona? Puoi avvicinare un pochino il microfono alla bocca, che c'è tanto vento? Oddio, sì, perché appunto sto fuori, non so com'è così. Brava, brava. Ok, già meglio. Grazie. Niente, aspettavo questo autobus con... che partiva da Roma e non vedevo l'ora di tornare, ma perché mi era impossibile, non volevo né uscire da campo, cioè non volevo mangiare, parlare con nessuno, perché cioè, come mi sentivo di abbandonare il mio popolo, cioè il mio popolo, la mia terra, la mia casa, i miei amici, e qua comunque sto qua adesso al Lviv perché ci sono tantissime persone che hanno bisogno di aiuto. Ed ecco, lo sentivo come un dovere tutto qui, perciò non potevo non tornare, non potevo non farlo. Aliona, ma hai pensato anche a poter combattere per il tuo paese? Assolutamente sì, io quando io ero pronta per arruolarmi, però quando sono arrivata qui al Lviv mi hanno detto che comunque la richiesta non ce n'è più, perché sono completi e non cercano più le persone.
Perciò io, in base alle esigenze che c'erano qui, mi sono data da fare, cioè il volontariato di aiutare la gente che arriva, la gente che vuole andare all'estero o magari rimanere qua in Ucraina, però hanno bisogno di un posto dove vivere, dove mangiare, insomma, dove poter continuare la vita. Scusa Viola, ma il tuo fidanzato si è arruolato, ho capito bene? Come? Il tuo fidanzato si è arruolato, sta combattendo? Allora, il mio fidanzato lo voleva fare, ma lui è bloccato praticamente in zona dove c'è Bucha, Irpin. Lui abita in una campagna molto vicino, se avete presente di cosa sto parlando, di che zona sto parlando. Come no? Quindi lui, siamo stati, tra l'altro, in una zona molto pericolosa in questo momento. Assolutamente. E lui purtroppo, io non lo sento neanche, non può uscire da di lì, è impossibile anche tirarlo fuori, perché lui voleva arruolarsi, ma... Non l'ha potuto fare. È bloccato. Va bene. Aliona, noi ti facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo e ti auguriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi il prima possibile, perché so bene che molte di voi e molti di voi non abbandoneranno quel paese finché sarà in guerra. Quindi davvero mi auguro che tutto vada per il meglio. Andiamo in pubblicità e torniamo subito con i nostri ospiti. Allora, scusate, sono arrivate parecchie agenzie importanti. Una dice un flash, dice che Zelensky ha detto senza la no-fly zone anche l'Occidente è responsabile. Questo è un ultimo minuto, capiremo meglio dove e come l'ha detto. Nel frattempo Kiev continua a dire che i russi non rispettano i corridoi umanitari, specie quello di Mariupol, che purtroppo è una triste realtà, perché abbiamo raccontato di casi di famiglie intere uccise in maniera, devo dire, barbara. E ancora ci fa sapere l'ONU che sono stata superata la soglia dei 2 milioni di rifugiati. Quindi quella città da cui ci siamo appena collegate, Leopoli, che è la città di accesso alla Polonia, insomma, come potete capire, ci sono davvero tantissime persone che si sono spostate. Per il momento la solidarietà è molto forte, fortunatamente, però insomma certamente Putin sa che questo è un altro elemento di pressione per l'Europa, no? Questo è un fenomeno che lo stiamo monitorando ancora abbastanza, ma già dalla Moldavia anche, che è il paese sotto la Transnistria, che è indipendente ma sente incombere la presenza delle armate di Putin, ci sono centinaia e migliaia di persone che si stanno mettendo in movimento. Quindi diciamo che se non si fermano le ostilità vedremo esodi biblici da quell'area, che riguarderanno la Romania ancor più di quanto sia stato sinora, che è relativamente marginale. La Polonia sappiamo che è investita per primo. Su questo ricordiamo però che l'Unione Europea ha fatto qualcosa di geometrica potenza. Per la prima volta c'è un accordo che consente che i richiedenti asilo che arrivano dall'Ucraina e arrivano in primo ingresso in Polonia, in Unione Europea, possano scegliere dove andare in tutto il territorio dell'Unione. Quello che i polacchi, ad esempio, e altri non avevano voluto che allora, si facesse con l'Italia. A proposito di Europa, mi incuriosisce... Purtroppo, meno male che adesso lo si fa. Mi incuriosisce fare una domanda a Fontana, ma poi insomma la giro anche a Gianni e a Crosetto. Ieri c'è stata questa videoconferenza tra Biden, Scholz, il cancelliere tedesco, il presidente francese Macron e il premier britannico Johnson. Non c'era l'Europa, rappresentata dalla von der Leyen, non c'era l'Italia, non c'era Roma, diciamo. Questo ci dà la dimensione che l'Europa è ancora un concetto troppo fragile. Abbiamo detto, insomma, abbiamo visto dei momenti di grande unità da parte dell'Europa. Penso a quel giorno terribile in cui Zelensky parla al Parlamento europeo, penso a quello che ha appena citato Marco Tarquinio. Ma ancora è troppo fragile l'unità europea, secondo te, Luciano? Che l'Europa abbia dato nella fase iniziale una risposta molto unita e determinata. Certamente, vedendo la composizione di quel tavolo, si capisce che l'Europa ha ancora un cuore franco-tedesco fortissimo e alle altre nazioni, agli altri stati dell'Europa,
si riconosce una dimensione, un ruolo inferiore. Su questo non c'è alcun dubbio. Bisogna dire che Macron è anche il presidente di turno dell'Unione Europea, quindi in qualche modo ha questa doppia veste, e che i soggetti a quel tavolo, al di là delle due potenze militari che sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, c'erano personalità che in questi giorni hanno avuto i colloqui più intensi con Putin da parte del mondo occidentale, quindi una certa razionalità c'era anche in quel tavolo. Dopodiché, se dobbiamo ragionare al fondo, ancora l'Europa ha questo asse molto forte che ne determina il destino, e i passi di coinvolgimento e di unità ancora debbono arrivare in una maniera più completa. Allora, scusatemi, prima di dare la parola agli altri ospiti, però vedo che si è riuscita a collegare con noi Vira Bielusova. Vira ha 28 anni, si collega con noi da Nova Kakhovka, ed è molto importante averla. Nova Kakhovka è sostanzialmente un sobborgo di Kherson. Kherson, come sapete, è la prima città che è caduta in mano ai russi. Abbiamo poche testimonianze da quelle zone, abbiamo visto una grande manifestazione di piazza a proposito della resistenza strenua del popolo ucraino, ma la storia di Vira è una storia molto bella, anche la sua, insomma, perciò ci tenevo ad averla oggi nella giornata delle donne, perché anche lei torna da Palermo, nella sua terra. Lei lavorava a Palermo, Vira, giusto, Vira? E hai deciso di tornare a casa tua per stare con la tua gente. Mi racconti com'è andato il viaggio, cosa è accaduto, insomma, raccontaci un momento cosa hai fatto. Sì, salve. Sono a Nova Kakhovka, sono venuta qua per una settimana. Da mio padre, che sta male da novembre, ho deciso di venire a trovarlo. E il giorno 24, come tutti sapete, hanno iniziato a bombardare. E sono rimasta qua bloccata, come tutti gli altri ucraini. Non possiamo uscire, non possono far entrare le macchine qua. Per ora abbiamo il cibo, ma stanno finendo medicinali e non fanno entrare nessuno qua o uscire. Siamo circondati da soldati russi. Quindi, che sono proprio nella nostra città. Immagini che mandano tu. Cioè, cosa vuol dire? Voi vivete come fosse in un recinto, cioè attorno a voi ci sono i russi. Sì, sì, esatto, sì. Questo video ho fatto ieri, che sono andata in farmacia e al ritorno c'erano queste macchine che bloccano, controllano altre macchine che stanno passando per la strada. È un video storto, perché immagino che l'hai fatto di nascosto, non volevi farti vedere dai russi, giusto? Sì, 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 ho fatto finta di chiamare qualcuno, di parlare al telefono, perché ci tengo tanto a far sapere a tutto il mondo quello che succede qua. Ma come state vivendo, Vira? Nel senso che, voglio dire, i negozi, trovate cibo, riuscite a vivere normalmente o la vita è molto difficile? Per ora c'è ancora cibo, ma i medicinali stanno finendo, ci sono tanti fili per farmacie, per negozi, quelli che sono aperti, già tanti negozi sono vuoti e non arriva più il cibo, perché, come ho già detto, siamo qua bloccati, non fanno entrare le macchine ucraine con aiuto. Perché cercano di... Senti, Vira, rimani un momento con noi, devo andare in pubblicità, ma torniamo subito da te, non ti muovere, per favore, grazie. Rimanete ancora un minuto? Non puoi. Allora, tranquillo, devo andare al giornale, adesso vediamo come risistemare la situazione con gli ospiti, torniamo subito però. Grazie. Allora, eccoci qua, abbiamo molti collegamenti aperti con l'Ucraina, come sempre ci collegheremo presto con Kiev, con Claudio Locatelli, siamo collegati con Vira, che ci parla da un sobborgo di Kherson, la città in mano ai russi, una testimonianza molto preziosa. Io però do subito la parola per le ultime notizie a Caterina Bizzarri. Buongiorno Caterina, ben trovata.
Buongiorno Mirta, dunque nel telegiornale ci collegheremo anche noi con il nostro inviato Fabio Angelicchio che si trova vicino Leopoli. Intanto da questa mattina sono cominciate le prime operazioni di evacuazione dei civili da Sumy, una cittadina che si trova nel nord-est dell'Ucraina, mentre secondo fonti ucraine e russi non stanno rispettando il corridoio di Mariupol e tengono in ostaggio 300.000 civili. Intanto le Nazioni Unite hanno annunciato che i rifugiati sono adesso oltre 2 milioni. Vi faremo sentire le parole del presidente ucraino Zelensky che nella notte ha mandato un nuovo video messaggio dal palazzo presidenziale di Kiev e in una intervista all'ABC dice che questa guerra non finirà e che si scatenerà la guerra mondiale. Apre però uno spiraglio su Donbass e sulla Crimea. Possiamo discuterne, ha detto. Infatti è la cosa su cui abbiamo molto riflettuto anche con generale Jean, perché naturalmente è un vero spiraglio questo, molto importante. Appunto, lo sentiremo, ma sentiremo anche le parole del presidente Putin che ha parlato alla popolazione russa, ha detto che saranno mandati al fronte soltanto militari professionisti e non di leva. Continua a muoversi la diplomazia, oggi c'è un vertice importante, un vertice telefonico tra Macron e Scholz, il presidente cinese, e poi tra le altre notizie di oggi c'è un nuovo voto in commissione sulla riforma del catasto, la maggioranza è di nuovo in fermento. Parleremo di tutto questo alle 13.30, vi aspettiamo. Devo dire c'è qualcosa di surreale in questa chiusura di Caterina, però tant'è, il problema in Italia è effettivamente il catasto. In tutto questo voglio salutare Luciano Fontana perché lo devo lasciare andare, anche perché vi devo dire che in questi giorni il nostro lavoro è molto difficile ma anche molto prezioso, francamente. Stiamo capendo anche con quello che accade in Russia quanto l'informazione sia un bene primario, non ce lo scordiamo mai, insomma, lo dico a voi a casa, lo ricordo a tutti noi che facciamo questo lavoro e vi voglio ricordare, Luciano, fallo tu, ricordiamo l'inserto di domani perché ne vale la pena. No, non ti sento. No, non lo ricordi. Eccoti. Mi senti? Sì. Beh, perfetto. Dico, Dentro la guerra è un inserto che cerca di rispondere alle tante domande, di moltissime abbiamo parlato questa mattina, e soprattutto cercare di mettere in fila tutte le questioni contrastando informazioni parziali, false o addirittura propaganda che spesso gira. Se c'è una differenza rispetto alla situazione che si è ricordata, quella della Siria, è che questa guerra avviene in una diretta mondiale continua e questo è un elemento che forse può aiutare molto di più di quello che è accaduto in Siria a trovare uno spiraglio e una via d'uscita. Speriamo, insomma, anche con il nostro lavoro di dare il piccolo, quel pezzettino di contributo che credo che anche l'informazione debba dare per arrivare a una soluzione pacifica al più presto. Grazie Luciano Fontana. Grazie. Vedo che sono arrivati altri ospiti, saluto innanzitutto Marco Furfaro che è arrivato in studio con me, come sapete è un esponente del PD, PD ha fatto insomma molte dichiarazioni anche a Nicoletta in questi giorni sulla necessità cruciale di arrivare alla pace il prima possibile. Vedo anche Maria Giovanna Maglie, buongiorno, benvenuta. No. Maria Giovanna, vedo Gian Piero Massolo e vedo che è riuscito a collegarsi, ho capito che ci farà un piccolo problema. Buongiorno, ben trovato Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Buongiorno. Guida indispensabile in questi giorni, devo dire, Molinari per noi, sulla guerra, sull'incertezza mondiale, sulla situazione geopolitica. Oggi voglio ricordare che tra l'altro Repubblica invece è in stato di sciopero perché il CDR ha programmato uno sciopero per la decisione di vendere lo storico settimanale L'Espresso. Detto questo però arriva un momento da Carlo Jean, perché nella pubblicità abbiamo parlato della minaccia nucleare, perché questo è certamente una di quelle cose enormi che aleggia su tutti noi, che ha dato una grande angoscia a tutti noi, quella famosa notte dell'attacco a Zaporizhia, tutto il mondo ha tremato e devo dire che i russi tendono a far filtrare, no? Una minaccia su questo, perché le parole di Lavrov sono state abbastanza precise su questo tema. Quello che voglio capire da lei è, dobbiamo aver paura di questo, generale? Sì, guarda, di minacce nucleari ce ne sono due, una è relativa alle centrali nucleari.
la seconda è relativa all'impiego di bombe nucleari, di armi nucleari. Per quanto riguarda le centrali nucleari, il pericolo a mio avviso è molto molto relativo. Per diversi motivi. Prima cosa, le centrali nucleari sono molto corazzate, sono tutte quante dopo Chernobyl sono state adeguate per la caduta di un aereo di linea a pieno carico, quindi il vessel non si rompe, il nocciolo non può fondersi. Quello che può provocare una caduta, una fallout radioattivo, sono le barre esauste che sono nelle piscine di raffreddamento che sono al di fuori del vessel. Però nel caso dell'Ucraina è abbastanza difficile che i russi possano fare degli scherzi di questo genere qua, perché i venti predominanti sono gli alisei, gli alisei che vanno da ovest verso est. Quindi se ci sono ricadute radioattive... Quindi Zaporizia arriverebbe subito in Russia, qualunque minaccia. Quindi, no, il fallout radioattivo cade in Russia. Ok, chiarissimo. Armi nucleari. Lì c'è il Lavrov che, a mio avviso, dovrebbe essere messo davanti a un tribunale internazionale per crimini di guerra, se non altro per procurata allarme. Non si può giocherellare con le armi nucleari. Per fortuna, e questo qui forse sarà spirito corporativo, ci sono i militari. I militari si sono messi d'accordo, i russi e gli americani, e hanno attivato la non-conflicting line, che è una specie di parallelo alla linea rossa tra i due stati maggiori, in cui praticamente dicono la cui funzione è quella di evitare che possa scoppiare una guerra per errore, oppure non so, un centro di rilevamento segnala l'arrivo di missili nucleari e allora chiede agli altri, ma sono su serie cose? Mi scusi l'ignoranza totale, generale, ma questo potrebbe anche fermare un gesto folle di Putin nel caso? Cioè, c'è la possibilità che i militari... A mio avviso, se Putin dà ordine di impiegare armi nucleari, i militari russi non obbediscono. Non le impiegano. Per quello che conosco io dei militari russi, e li conosco abbastanza bene, perché ho fatto diverse conferenze, ho partecipato a diverse riunioni nella scuola dello Stato Maggiore Generale, oltre che aver partecipato, è stato per 8 anni nel bordo del Rector della Moscow School of Political Studies, che in cui si parlavano di queste cose qua. Quindi parlavano abbastanza fuori dai denti e chiacchierando così, insomma, sanno di che cosa parlano, non ci scherzano, sanno in particolare che se per caso impiegano armi nucleari, ad eccezione che ci sono delle ipotesi di qualche arma nucleare tattica, di arma neutronica che rilascia solamente radiazioni gamma e quindi non radiazioni permanenti, oppure di qualche scoppio aereo alto che non, in cui allora, la sfera su questo di fuoco... ci torniamo subito, perché voglio subito un parere di Maurizio Molinari e anche ovviamente di Giampiero Mastolo, presidente dell'ISPI, però vedo che è pronto per collegarsi con noi e mi scuso ma corro da lui perché è stato molto difficile stamattina riuscire a collegarsi con Claudio Locatelli che è a Kiev, non so bene dov'è, mi sembra una riunione di donne, mi sembra che c'è l'8 marzo fortunatamente anche a Kiev. Mi sentite? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buon 8 marzo dal quartier generale di un gruppo di coordinamento femminile di supporto ai militari guidato da alcune veterane. Non so se riuscite a vedere, possiamo inquadrarvi solo alcuni punti. Sì, sì. Ci sono delle veterane dietro di me, abbiamo questa straordinaria occasione. L'inquadratura non potrà muoversi troppo se non in questa direzione perché questo è un luogo segreto. E ci hanno permesso, sono disponibili per noi oggi e quindi è molto importante. Vi faccio subito parlare, posso solo indietreggiare così, quindi perdonate se la ripresa sarà in questa maniera, ma sì, sì, tranquillo, non preoccuparti. Ok. Ma sei a Kiev, questo lo possiamo dire? Possiamo dire che siamo a Kiev, quello okay. Sì, nient'altro. Ok, ok. Stanno lavorando le donne, mi sembrano molto prese dalla loro attività. Privet. Ciao. Qua c'è una cantante famosa ucraina, 8 marzo. Che è qua con noi.
E che è anche una veterana, tra l'altro, e Katia, appunto, che gestisce buona parte di questo coordinamento. E proviamo a parlare con lei. Ti avvicino un attimo, Tania, che proviamo a tradurre in diretta. Privet. Hello. Happy 8 March. Hello, Katia. Oh, thank you. Ti salutano anche dallo studio, digli. Вітаю тебе із студії з Італії також. Ecco, vi sta salutando. Ciao. Ecco, più 8 marzo di così non saprei dove portarvi. Direi che questo è veramente un fulcro che anche per noi è molto emozionante, vi dico la verità. Ovviamente tutto quello che stiamo vedendo è impressionante. Questo è proprio un luogo nascosto all'interno della città, con ricetrasmittenti, coordinamento, accesso militare. E è molto invisibile in realtà nella città, e esserci qui è veramente un privilegio per voi adesso e per me qua fisicamente. Tu sei stata una veterana. Veteranca. Tak, sì. Quando sei stata veterana e dove hai combattuto? In che punto sei stata? Де ти воювала і як давно ти, ну, ветеранка? В 2014 році я пішла на схід України захищати наших бійців, була парамедиком на напрямку Донецьку, Піски. В 2014 è andata come un paramedico nelle zone di Donbass per aiutare i nostri ragazzi di difendere l'Ucraina. Quindi un militare paramedico? Sì. Ok. Ora che cosa fa e perché è importante il luogo in cui siamo, di cui ovviamente non facciamo menzione geografica? Розкажи трошки, що ти зараз робиш, чому це місце настільки важливе, і, ну, ми не будемо, ми не називаємо місце, ми просто кажемо, що це Київ. Зараз я у Києві, ми з нашою організацією «Жіночий ветеранський рух», коли почалася ця глобальна війна, частина більше пішла і приєдналась до лав своїх підрозділів, а ті, хто я і інші дівчата, які взяли на себе місію, і зараз разом з хлопцями теж займаємося. Quando è iniziata questa guerra più grande adesso in Ucraina, lei con gli altri ragazzi veterani sono organizzati per dare una mano alle altre ragazze che sono andate a combattere e tutta l'altra gente che ne ha bisogno del suo aiuto. Ну і ми займаємося зараз більше такою гуманітарною роботою та підтримкою бійців і бійчинь, які зараз захищають Київ, Київську область. І ми передаємо гуманітарну допомогу та військову допомогу туди, куди ми можемо дістатися з Києва, тому що він оточений. І підтримуємо місцеве населення в їх базових потребах. Traduciamo. Gente, soprattutto adesso riescono ad aiutare a Kiev, vicino a Kiev, perché comunque andare oltre è abbastanza difficile. Loro raccolgono le cose che servono alla gente e li fanno partire da loro. Allora, fermiamoci un momento, scusate, perché devo chiedere una cosa a Claudio io adesso. Claudio, mm-hmm. Tu ieri ci hai portato in una zona della città difficilissima, no? Quella di Irpin, quella di Bucha, cioè dove praticamente il combattimento in atto, ci hai raccontato di famiglie che fuggivano e di un'insicurezza assoluta di chi andava via, no? Perché appunto purtroppo a Irpin abbiamo visto delle scene spaventose di intere famiglie uccise. Allora, quello che voglio capire è, sei rientrato a Kiev ieri da Irpin, qual è la situazione? Riaggiornami complessivamente sulla situazione, al di là poi di ragionare su quello che ci racconta questa donna e sul fatto che, diciamo, questo 8 marzo, ahimè, è un 8 marzo di guerra e di donne che combattono una guerra che per noi occidentali è terribile, perché insomma questa ragazza ci ha parlato di un'altra guerra più piccola, quella del Donbass, e di una guerra più grande adesso. Ecco, la sensazione che abbiamo noi occidentali di vivere in pace, quindi questo è davvero straniante per tutti loro noi. Loro sono occidentali. La situazione è che chiaramente il fronte di Irpin e quello di Bucha sono sempre più vitali per l'inizio dell'assedio di fatto di Kiev. In questo momento Kiev si sveglia con meno corrispondenti, molte truppe sono state ritirate, penso lo sappiate già, molti media, e si sveglia con il timore che al prossimo round di negoziati
il passo successivo, quindi di fatto da venerdì, sia la guerra totale con l'inizio dei bombardamenti sulla città. Questa in estrema sintesi. Chiederei a lei, questo 8 marzo per loro, per queste donne veterane e a sostegno dei militari, che cosa significa, se siete d'accordo? Sì, benissimo, assolutamente. Vai. Scusami, stavo leggendo un'agenzia di Mattarella sulle donne ucraine, neanche a farla apposta. Per voi questo 8 marzo, in questo contesto, in questa guerra? Più degli altri anni, ovviamente. Tanto vi faccio vedere un attimo solo quello che posso farvi vedere. Questa è un'altra veterana. Sì, vediamo. Мені зараз важко до цього нічного жаху, який зараз відбувається. Ми займалися правами жінок в Збройних силах і розширенням їх прав і можливостей там. Prima che è cominciata la guerra, lei con gli altri ragazzi ex i veterani si occupavano delle potere delle donne nelle parti militari. Quindi dei diritti femminili nell'esercito. Si occupavano dei diritti femminili, di promuovere i diritti femminili nell'esercito. Ricordo che l'Ucraina, come la Russia, sono paesi fortemente sessisti e loro cercavano di promuovere invece la presenza delle donne all'interno delle forze armate, in particolare, ma non solo. Зараз питання гендерної рівності, вони не відчуваються зараз як щось пріоритетне, тому що ми виборюємо своє право просто жити. І з правами жінок і чоловіків ми будемо розбиратися трохи пізніше. Але зараз дуже важливо 8 березня сказати і закликати світ зупиняти війну, тому що страждають в першу чергу жінки і діти. Che per adesso i poteri i poteri delle donne e gli uomini si mettono al secondo piano e adesso è più importante di proteggere le donne, i bambini e tutti i civili dalla guerra. Allora, devo andare in pubblicità e poi sento tutti i miei ospiti, perdonate, vi ho fatto attendere a lungo. Perfetto, ma era importante vi ringrazio questa del collegamento e vi saluto. Sì, se ti riesci a ricollegare anche raccontandoci altro, tu sai che sei sempre il benvenuto, Claudio. Mattarella ha parlato del coraggio delle donne ucraine, e ha detto però fermare subito il ritorno indietro della storia, proprio oggi, in questo giorno di 8 marzo. Questo 8 marzo in cui scorre il sangue, scorrono le lacrime, in cui noi sogniamo delle donne che non devono essere impegnate nella guerra, ma che possono essere impegnate nella vita, che è quello che più si confà, secondo me, la natura femminile. Pubblicità. Allora, direttore Molinari, vediamo di mettere in fila un po' di cose, no? Tra l'altro arriva anche un'altra agenzia sulle perdite, primo bilancio delle perdite russe fatto dal lato ucraino. Si parla di 12.000 soldati russi uccisi, 48 aerei abbattuti, 80 elicotteri e 303 carri armati distrutti, questo dicono gli ucraini. E poi questa novità importante secondo noi, Maurizio, che volevo anche che tu ci dicessi la tua, su Zelensky che apre la possibilità di dialogare su Donbass e Crimea e che dice possiamo aperti al dialogo ma non alla capitolazione. Cosa vedi in prospettiva? Ma ci sono due aspetti. Da un lato, a prescindere dai numeri che una parte o l'altra può dare durante un conflitto sul quale naturalmente bisogna sempre essere prudenti, però non c'è dubbio che l'esercito russo sta registrando perdite che non aveva previsto e questo naturalmente è uno dei motivi per i quali l'avanzata russa è più lenta di quello che Putin immaginava. Se noi vediamo la quantità di territorio ucraino che ha effettivamente conquistato mettendo dentro il territorio quasi 200.000 soldati, obiettivamente i risultati tattici sono inferiori alle attese e bisogna dare atto all'esercito ucraino di essere in grado di opporre una resistenza consistente, anche perché dalla parte sua c'è una parte importante di volontari civili, da qui l'importanza, io credo,
anche del servizio che abbiamo visto da Kiev grazie all'impegno di Locatelli. Per quanto riguarda le parole di Zelensky, non c'è dubbio che è in corso un duello politico fra Zelensky e Putin. Putin vuole il rovesciamento di Zelensky. Se Zelensky dovesse riuscire a fare un accordo con la controparte russa, avrebbe ottenuto il risultato più importante. Ora lui dice: possiamo trattare sul Donbass e la Crimea, la realtà vera è se Putin accetta la trattativa, accetta il cessato il fuoco e vince Zelensky. Esatto, e questo è il problema, ma se lo può permettere Putin? Prima il generale Jean diceva, lo chiedo a Massolo, ci diceva: un autocrate se perde la guerra perde il potere ma perde anche la pelle, questo è un tema serio, un uomo come Putin non può uscire da una guerra senza una vittoria. Gian Piero Massolo. In Russia è difficile andare in pensione per chi lascia un incarico come quello, per così dire. Ora, e qual è il punto? Il punto è che Zelensky mostra una disponibilità al dialogo, dall'altra parte si vuole con tutta evidenza una resa, no? Nel senso che quello che vuole Putin lo sappiamo, un regime change a Kiev, il riconoscimento dell'annessione dell'Ucraina, il riconoscimento delle due repubbliche che solo lui finora ha riconosciuto, ma di più il consolidamento di un'area di influenza russa, per non dire un'annessione dell'intero Donbass, che è un po' più grande delle due repubbliche, poi alla fine vuole anche una neutralizzazione perpetua dell'Ucraina, quindi la non determinazione autonoma in politica estera. Queste sono cose che lui sta perseguendo, prima con delle finte offerte di negoziato, andate come sono andate, successivamente con le armi, e lui non si fermerà fino a che non avrà raggiunto una situazione sul terreno che è una situazione che lui giudicherà sufficiente o funzionale al raggiungimento di questo genere di obiettivi. Per questo che io dico, in questo momento vedo praticamente inesistenti dei margini di trattativa e tutto, cioè, quello lei sta dicendo, che ma vedo... solo che se Putin non si sente molto forte non comincia a trattare davvero, solo col coltello alla parte del manico tratta. Non ha assolutamente nessuna ragione per cominciare a trattare adesso, prima che si chiarisca la situazione sul terreno. Viceversa, l'Occidente ha tutto l'interesse a rendergli questa situazione sul terreno la più complicata possibile. Questa è la ratio del fatto che si armano gli ucraini. Gli ucraini stanno dimostrando delle virtù eroiche, peraltro non sconosciute storicamente, anche sul terreno, gli rendono la vita difficilissima. La logistica di Putin è pessima e devo dire ha preso veramente un rischio molto molto rilevante. Ciò non di meno, tutto quello a cui stiamo assistendo in questo momento non sono dei negoziati, sono dei tentativi di buon ufficio. Quello di Bennett, il primo ministro israeliano, poi devo dire mi pare esaurito abbastanza rapidamente, le telefonate di Erdogan, adesso questo tentativo franco-tedesco di coinvolgere Xi sulla base di una consultazione che aveva compreso anche americani e inglesi di ieri, ma siamo ai buoni uffici, non siamo alla trattativa, prima si deve risolvere la situazione, sì, diciamo, sul che campo, insomma, di sarò battaglia. Un'ingenua a dirlo, ma l'idea che questo tempo verrà pagato con la vita da civili innocenti, da bambini, da famiglie, da persone che scappano, perché i corridoi umanitari sono visibilmente farlocchi, insomma, ai nostri occhi è inaccettabile, è indigeribile, perché insomma le immagini con cui siamo partiti ieri, di una famiglia intera trucidata mentre scappava, di un bambino di 18 mesi uscito, e insomma è tantissime invece che nemmeno ci arrivano, ma che sono nella contabilità terribile dei morti, no? Cioè questo è un tema, perché poi il tempo lo si paga con il sangue degli ucraini, no? Ma solo, lo dico anche a Maria Giovanna, poi naturalmente è a Furfano. Sicuramente noi stiamo assistendo ad una guerra, ad un dramma sanguinoso. Chiaramente tutti noi auspichiamo che chi ha scatenato questo paghi il prezzo più alto possibile.
E un giorno io confido come persona, come cittadino, confido che questo prezzo verrà pagato e chi ha scatenato il conflitto verrà chiamato a rispondere. Ciò non di meno, purtroppo il mondo non è come noi vorremmo che fosse, ma è com'è. Scusate. E in questo momento... È arrivata un'agenzia molto importante, mi perdoni, ma solo la voglio leggere così la commentiamo in diretta. Parla Xi Jinping nel vertice via video avuto col presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, appunto, quello che faceva riferimento proprio Giampiero Massolo, e dice: la Cina chiede di lavorare insieme per ridurre le conseguenze della crisi in Ucraina. Bocciando le sanzioni che avranno un impatto negativo sulla stabilità della finanza globale, dell'energia, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento. Ridurre le conseguenze, non risolvere la crisi, ma trovare potenzialmente un nuovo equilibrio di potere. Cioè la partita si gioca sul terreno in Ucraina, che è il campo di battaglia, ma la vera partita in prospettiva è il riassetto dell'ordine mondiale, sicuramente europeo, sulla base di logiche di potenza che sono diverse da quelle uscite dopo la fine della guerra fredda e la vittoria dell'Occidente. E questo è il punto di vista nel quale a me pare dobbiamo entrare. Allora, questo è fondamentale. Sento Maria Giovanna Magli e Marco Furfolo e poi torno anche da Molinari, perché mi sembra che siamo arrivati al cuore di una questione enorme, quella che ha posto Giampiero Massolo. Allora, noi dobbiamo intanto occuparci dei profughi, perché come vediamo, se dipendesse da Putin farebbe in modo che andassero in Bielorussia o in Russia, o comunque continuerebbe a mettere insieme corridoi umanitari farlocchi, come li hai definiti tu. Quindi questa, la parte umanitaria della tragedia, non dobbiamo sottovalutarla, non c'è il minimo dubbio. Dal punto di vista del contrasto a Putin, inutile negare che l'Occidente è in uno stato di debolezza supremo. Cioè noi non siamo nelle condizioni per la nostra dipendenza, per la nostra struttura, per la nostra coltivazione della pace senza alternative. Noi non siamo nelle condizioni di contrapporci a questo autocrate. Non c'è niente da fare. La Cina, io non mi fido della Cina come mediatore, non so come la pensa il generale Zhang, non so come la pensa Massolo, ma io della Cina come mediatore non mi fido. E perché non mi fido della Cina? Perché la Cina intanto non è un mediatore per sua storia e per sua natura, e poi perché la Cina ha tutto l'interesse che la Russia resti integra e resti forte e resti nelle mani di Putin, perché non ha nessuna voglia di, come si dice oggi, interfacciarsi direttamente con l'Europa e con l'Occidente senza avere in mezzo un cuscinetto. Allora noi, fidarsi della Cina non mi pare il caso. E le sanzioni, già c'è chi si sta staccando in Europa, perché non possiamo fare a meno del fabbisogno energetico, e siamo nei guai perché abbiamo messo insieme una struttura che prevedeva la pace eterna e non la guerra. E stiamo armando dei civili, quindi stiamo mandando la gente a morire. Allora io mi domando, la mia domanda di questi giorni è, dal momento che la fiducia, ma solo, non è sufficiente che prima o poi ci sia una giustizia umana o divina, la domanda è: qual è la pressione massima che noi oggi possiamo esercitare su Putin? Okay. Esiste un modo per una pressione massima? Chiudo, perché altrimenti lui non ha nessuna ragione di fermarsi e vince. Allora, la pressione è massima. Noi sappiamo due cose, lo dico a Marco Fuffalo, voglio allargare la discussione naturalmente anche a Molinari e a Massolo, che le sanzioni hanno un prezzo altissimo anche per noi, dobbiamo dircelo questo, no? Non c'è nulla di questa guerra per cui noi non pagheremo un prezzo, è bene che lo sappiamo questo, la sentiamo vicina. Abbiamo un dolore infinito a vedere quei profughi, a vedere quelle persone uccise, ma sappiamo che quella pressione di profughi alle nostre frontiere sarà un tema alla lunga. Come pure sappiamo che le sanzioni economiche sono già un tema per noi, perché ne stiamo occupando poco in questi giorni di guerra, guerreggiata, ma sappiamo bene cosa vuol dire per la nostra economia l'innalzamento dei prezzi dell'energia e tutte le cose che il premier cinese, con il grande pragmatismo che contraddistingue peraltro la Cina, ha elencato in questa sua dichiarazione. Quindi il tema è, Giovanna dice benissimo, per il momento noi stiamo facendo questo, ma qual è la pressione massima per far sì che Putin smetta? Perché noi
ci siamo cullati, è l'illusione della guerra, l'ha detto anche Draghi in Parlamento, lo sa bene Marco Furfo l'altra mattina, l'illusione della pace eterna, sostanzialmente infinita. Dall'altra parte del mondo questa non è affatto scontata. Marco Furfaro. No, non è affatto scontata come vediamo. Io credo questo, che intanto da una parte, da parte dell'Europa e dell'Occidente, che arrivano sicuramente deboli, però c'è il qui ed ora. Il qui ed ora sono le immagini delle persone che muoiono, è il popolo ucraino che sta resistendo, non è una scelta nostra. Noi potremmo decidere che per il bene dell'umanità, di fronte a un autocrate appunto che ha le armi nucleari, dire concediamo la resa, si prenda l'Ucraina, si prenda tutto ciò che vuole in nome dell'umanità. Ma qua c'è un popolo che sta resistendo e anche garantendo un principio che è quello di autopotersi, autodeterminare. Perché ricordo, il tema non è la neutralità o meno dell'Ucraina, certo. Il tema è far sì che l'Ucraina, il popolo ucraino, possa decidere per il proprio futuro e non deciderlo perché qualcuno ha invaso quel paese. Le sanzioni sono una cosa che dobbiamo pagare, certamente, però ne vale il prezzo perché dall'altra parte c'è chi sta pagando con la vita. Il tema è semmai far sì che quelle sanzioni le paghi i russi e gli oligarchi, la cerchia di Putin, scusate, gli oligarchi e la sua cerchia e non i russi. Perché il dato, la prova provata che Putin sia dalla parte del torto, è il fatto che ci sono 140 milioni di persone a cui viene fatta una propaganda mostruosa, a cui viene tolto internet da venerdì, cioè vivranno in una bolla in cui gli viene raccontato che da una parte c'è l'esercito ucraino che sta saccheggiando pezzi del proprio paese in chiave antirussa e loro sono i salvatori della patria. Cioè noi siamo di fronte a tutto, ecco, questo. Però questo è molto importante, mi ha aggiunto un elemento, cioè quello che può accadere in Russia se, chiaro, l'opinione pubblica, se le linee cominciano a reagire, no? Infatti aggiungo solo due cose. La prima, in ogni spiraglio noi dobbiamo aggrapparci. Certo che la Cina, l'India, la Turchia non sono il miglior mondo possibile, però sono soggetti terzi che devono intervenire per cessare il fuoco e per metterla su un terreno politico. E per farli intervenire serve che la protesta in tutto il mondo continui. Guardi, colgo l'occasione per lanciare anche la manifestazione che ci sarà sabato in tutte le città d'Europa e che sarà convogliata, chiamata dalla sindaco Nardella che presiede le città di Eurocities, sarà in tutte le città più grandi d'Europa, in 60 città italiane, alle 3 in piazza Santa Croce a Firenze. Questa Roma non è semplicemente l'idea dell'Occidente che alza le mani perché si sente in difetto, evidentemente in colpa, ma è l'idea di tenere alta l'attenzione. Lo diceva anche il generale, lo diceva lei, se questa guerra non fosse attenzionata mediaticamente, non ci fossero le popolazioni e non ci fosse anche la popolazione russa a protestare, andrebbe ancora peggio. Allora, scusate, noi ci collegheremo da Mosca breve. Io però voglio farvi vedere in tutto questo, perché poi Odessa, l'abbiamo parlato prima con Daniele Piervincenzi, Odessa sente la pressione, sente l'assedio, vede le navi russe che si avvicinano. Dall'altra parte a Kiev, e abbiamo avuto delle immagini dei tank, dei carri armati russi che sono davvero a un soffio dalla città. Vediamo queste immagini, poi arrivo da Fontana, da Molinari, sono due direttori che mi... Questa è la periferia ovest di Kiev, Maurizio Molinari. Quindi appunto, mentre noi dobbiamo ragionare di qualunque strada possibile, anche del ruolo della Cina, che mi sembra un tema abbastanza cruciale adesso, no? come vera possibilità di dialogo, dall'altra parte però la pressione sulle città ucraine è massima in queste ore. Ma l'aggettivo che ha usato questa notte Zelensky per descrivere l'assedio russo alle città ucraine è medioevale. E credo che abbia un fondamento, perché privare popolazioni di centinaia di migliaia, se non milioni di persone, di acqua, elettricità, medicinali e obbligarli a razionare i beni alimentari, appunto, è come si assediavano le città nel Medioevo. Ora ha ragione l'ambasciatore Massolo nel dire che questa tattica medievale rientra in un obiettivo strategico. L'obiettivo strategico è cambiare l'assetto di sicurezza in Europa. Perché l'assetto di sicurezza in Europa preoccupa Putin? Perché Putin vuole ricreare una zona di influenza russa attorno ai confini della Federazione Russa e si trova invece in una situazione molto diversa da quella dell'ex Unione Sovietica, perché mentre l'Occidente non intervenne a sostegno dell'Ungheria nel 1956 o a sostegno della Cecoslovacchia nel 1968, in questo caso, sebbene indirettamente,
sta fornendo armi alla resistenza ucraina, sostanzialmente sta consentendo agli ucraini di combattere con maggiore efficacia contro la Russia. Tutto questo è una minaccia per Putin, che può naturalmente aumentare la pressione militare sull'Ucraina in maniera brutale, come è stato certo. In Siria o in Cecenia, ma può, attenzione, aprire altri fronti di crisi. Lo può fare in Georgia, lo può fare in Moldavia, ma io vi parlo da Trieste, ci sono almeno due zone nei Balcani che secondo me sui quali noi dobbiamo aprire gli occhi. La prima è la tensione fra Serbia e Kosovo, che ancora non hanno un trattato di pace, dove a Belgrado c'è stata nei giorni scorsi una massiccia manifestazione di piazza fuori della Russia, e poi ancora più grave è la situazione in Bosnia. Spesso Lavrov parla della situazione in Bosnia, la cita nelle sue conferenze stampa, dove ci sono, secondo la Costituzione di questo paese, tre presidenti diversi, ma il punto è che quello serbo, bosniaco, si è fatto un esercito privato. Molto importante, perché appunto ci dà la dimensione, esattamente per come diceva per altri versi Gian Piero Massolo, di quanto esteso e di quanto pericoloso questo conflitto può essere, al di là del qui ed ora, perché mi rimettete le immagini dell'esodo da Irpin, perché io poi sono d'accordissimo con Furfaro in questo, cioè quelle immagini da Irpin, quelle immagini terribili di esodo biblico, di profughi, sono immagini che dobbiamo tenere a mente tutte le volte in cui parliamo di questa guerra. Io vado in pubblicità perché stiamo collegando con Mosca, con un italiano che vive a Mosca, che ci darà anche la sua percezione di ciò che sta accadendo da Mosca. Torniamo anche ad Odessa con Daniele Pervincenzi. Tutti voi rimanete se potete, così continuiamo a parlarne fra pochissimo. Allora, signori, ripartiamo da Odessa, perché vedo che c'è il nostro Daniele Piervincenzi, che è collegato di nuovo da Odessa, città che, come vi dicevo, è un fronte caldissimo, strategico, importante, fino adesso molto al riparo, fino a questa notte però, dalle bombe e dal resto, perché Daniele ci ha raccontato nel primo collegamento, che voglio ricordare una cosa importantissima: stanotte sono cominciati di fatto i combattimenti, una nave russa, ripetimelo tu bene, non voglio fare errori, Daniele. Sono stati intercettati dalla contraerea ucraina due missili partiti da una nave russa. Inoltre c'è stato uno scontro in mare, è stata colpita una nave russa, questo sempre riportando fonti dell'esercito ucraino. In questo momento, mi diceva un abitante, che dal porto si intravede il fumaiolo di una delle navi da combattimento della flotta del Mar Nero. Ed è inconsueto, perché di solito si avvicinano di notte e si allontanano, riprendono il largo durante il giorno. E invece, a quanto pare, si stanno avvicinando anche durante le ore diurne. E intanto negli ospedali c'è una fila interminabile di persone che vanno a donare il sangue. La Croce Rossa sta tenendo dei corsi di primo soccorso, di primo intervento alla popolazione. Quindi ci si sta veramente preparando al combattimento. Inoltre, una fonte militare, sempre dell'esercito ucraino, ci ha riportato questa mattina che degli incursori russi già si sono affacciati alle spiagge e ci sono stati dei scontri a fuoco. Quindi l'escalation è iniziata, ci sono dei segnali inequivocabili di un avvicinamento da parte della flotta russa, ma anche dei militari a bordo, cioè dei marines, che sono tantissimi a bordo delle navi. Vi ricordo che sulle navi ci sono anche gli elicotteri da combattimento con questi ormai temibili missili con le testate termobariche, che sostanzialmente si insinuano in un intercapedine. Spieghiamolo un istante, perché sono una cosa molto particolare, Daniele, nel senso molto. Che sono un'arma che non è un'arma lecita, perché hanno un effetto spaventoso, bruciano l'ossigeno a moltissima distanza, sono armi molto letali che non sono state autorizzate. Quindi è un ulteriore elemento di una guerra sporca, sporchissima, ecco, per darvi la dimensione.
E quindi questo è un po' il timore, ma soprattutto le truppe che sono imbarcate su queste navi classe alligatore, che sono quelle più spaventose perché sono le navi che sostanzialmente sono state concepite per lo sbarco, beh, sì, le truppe a bordo sono specializzate, non sono come i militari di leva arrivati nella prima ondata, sono truppe professionali, e questo insomma getta un po' nello sconforto la popolazione, che però sta reagendo, portano gli aiuti nei rifugi, adesso hanno allestito dei hotspot internet in 22 rifugi cittadini, vanno a donare il sangue, come ti dicevo, si preparano alla guerra, questo è un po' il clima della città, ma tutti, dalla babushka ottantenne che va nel rifugio e si mette a distribuire gli aiuti, ai bambini che ormai sono autosufficienti, giocano insieme, fanno scuola, sempre solo dentro al rifugio. Allora, grazie Daniele, preziosa grazie testimonianza, ci rivediamo fra poco. Io sento subito il parere di Massolo e Molinari su questa testimonianza, perché Odessa è un pezzo in più. Forse Massolo, la cosa che mi diceva lei prima, no, sulla forza con cui vuole giocare, cioè sulla posizione di forza in cui arrivare Putin, ha a che fare con Odessa, ha a che fare con l'eliminazione dello sbocco al mare, fondamentale per un paese come l'Ucraina, o no? Ma intanto il qui e ora, come raccontato dai corrispondenti, è drammatico e ci indigna tutti, e come dicevo prima, noi tutti auspichiamo da cittadini che prima o poi una giustizia ci sia. Detto questo, abbiamo a che fare con razionalità e abbiamo a che fare con idee precise dal punto di vista strategico, e una di queste idee è sicuramente la conquista dell'accesso al mare dell'Ucraina, e che in qualche modo significa a est e a ovest della Crimea mantenere una continuità territoriale, verso ovest con la Transnistria e si incontra Odessa, verso est con Donbass e si incontra Mariupol, quindi da questo punto di vista è esattamente quello che sta succedendo. Ora, dicevamo prima, stiamo veramente premendo al massimo, facciamo tutto quello che possiamo fare, ma io temo che sostanzialmente stiamo premendo al massimo, più di questo è difficile fare senza entrare in una zona dalla quale poi è molto difficile tornare indietro. Da guerra mondiale, la famosa no-fly zone per esempio. Questo quindi per esempio, cioè nel senso che oltre un certo limite, cioè la logica che in questo momento sta presiedendo le operazioni è: nel dopo ci sarà un nuovo equilibrio di potenza. Sul campo di battaglia dobbiamo fare in modo che Putin non si avvantaggi troppo nel futuro negoziato sul futuro equilibrio di potenza, e ovviamente questo non si persegue con la terza guerra mondiale che provoca la distruzione di entrambi i campi, si persegue cercando di rendere difficile la vita sul terreno. Devo andare in pubblicità, però voglio subito arrivare da Molinari, perché la cosa interessante che affronteremo insieme Maurizio è una testimonianza da Mosca, per poi capire quello che diceva Furfaro, come si vive a Mosca, cosa arriva a Mosca, quali sono i messaggi che riesce a dare la stampa libera alla popolazione. Sappiamo che molti giornalisti hanno deciso di lasciare, molte testate hanno deciso di giornalisti da Mosca. Torniamo subito con voi. Allora, parlavamo della situazione a Mosca, la Russia, abbiamo un testimone d'eccezione, Ivan Rorato, che è a Mosca, lavora a Mosca da molti anni, se ho capito bene lui produce salumi italiani a Mosca, che immaginiamo vadano a ruba, anche perché a Mosca tutto sto gran cibo non lo fanno, dobbiamo essere proprio sinceri. No, il problema è che con gli embarghi i salumi qui non arrivano. Ah, ecco, appunto. Adesso ci arriviamo anche agli embarghi, Ivan. E poi tu fai anche il personal chef a casa anche di, diciamo, di elite russa, quindi ci puoi raccontare anche delle cose particolarmente interessanti, sì, sul clima, no? Fammi dire una cosa però subito a Molinari, perché da direttore mi interessa molto questa cosa. Maurizio, come tu ben sai, molte testate hanno ritirato i giornalisti dalla Russia, da Mosca, cosa naturalmente che è un'arma a doppio taglio, perché da una parte si dice i giornalisti
giornalisti sono costretti soltanto a leggere le veline di Putin, non possono fare il loro lavoro e poi sono in grave pericolo, ma dall'altra naturalmente rischiamo davvero la bolla di disinformazia, perché se pensiamo, mettiamo insieme internet, i social, i giornalisti che partono, tu come ti sei regolato con la Repubblica? Noi abbiamo lasciato il nostro inviato a Mosca, e rispettando ovviamente quelle che sono le indicazioni del governo russo per gli inviati stranieri, però ritirarlo sarebbe stato un errore. E quindi praticamente il nostro giornalista rimane lì come fonte privilegiata, quella è l'idea? Assolutamente sì, è anche un'occasione per il governo russo, anche un'opportunità per il governo russo di far conoscere le proprie opinioni in Italia e in Europa. Certo. Allora, poi arriveremo anche ad Alan Friedman, su questo che vedo che ci ha raggiunto Maria Giovanna Maglie. Grazie Alan, grazie di essere con noi. Buongiorno. Anche oggi. Veniamo un pochino però al grande tema sanzioni alla Russia, anche perché appunto è un tema su cui ci siamo molto esercitati anche con Friedman negli scorsi giorni. Ivan, parlami di te. Quanti anni sono che vivi a Mosca? Allora, io sono qui fisso dal 2020, ma dal 2008 frequento Mosca perché ho sposato una donna russa. E ho avuto modo di venirci spesso per consulenze, lavoro e quant'altro. E ora che hai deciso di fare? Conosco abbastanza bene. Rimani a Mosca o parti come molti italiani? Assolutamente non ho intenzione di muovermi io da qua. Ah, non hai intenzione di muoverti? Assolutamente. Ma com'è il clima a Mosca, no? Anche sentiamo molto parlare di un'opinione pubblica che ormai comincia a ribellarsi, a fare manifestazioni. Cioè, come senti tu il clima attorno a Putin? Allora, io abito in centro e devo dire che tutte queste manifestazioni non le ho viste. Sì, è vero, ci sono state delle manifestazioni, ma come in Italia, se non sono autorizzate, vengono fermate. Ok. Ma lui arresta proprio, sì, manifestanti, da quello che ho capito, veramente. Perché, superiori a tre perché persone mentre, in Italia. Mentre a Trieste hanno fatto le carezze e hanno lanciato i fiori ai manifestanti. Non scherziamo, è imparagonabile. Ho capito, no, ma sono situazioni differenti. È imparagonabile, mi scusi. In Russia c'è un divieto di manifestare superiore alle tre persone all'assembramento. In Italia, se si vuole manifestare, si va in una piazza, si rispetta le regole, si fa chiedere l'autorizzazione. Il problema erano le mascherine e il distanziamento. Almeno questo, la prego. Mi avete chiesto la mia opinione. Se volete ve la dico, se no, ma certo. Tutto, sì, ma ci mancherebbe. Bene. Solo che in Italia c'è la libertà di manifestare. Questo lo no, fa la in Italia, in Italia... Sì. Te lo garantisco, sono uno che manifesta da 20 anni. C'è una paura di parlare della Russia che è incredibile. Ok? Stiamo parlando con lei. No, io sento solo parlare male dei russi e del popolo russo in questo periodo. No, mi scusi, allora, guardi, scusi, ma non è questo il caso. Però il popolo russo nessuno ne parla male. Assolutamente. Ci siamo dissociati, almeno in questa trasmissione ufficialmente, con tutte le manifestazioni idiote di eliminare studi sui grandi scrittori russi, sui grandi classici russi. Eliminare la vodka dagli scaffali. Ma ci mancherebbe, ma sono stupidaggini. Ma su questo siamo tutti rimane d'accordo. Rimane il punto, esatto, che la percezione di quello che avviene in Russia, a nostro parere, ma insomma ben documentata, è molto diversa da quello che accade davvero in Ucraina, dove invece purtroppo per noi riusciamo a documentare tutto con immagini spaventose. Questo è un po' il tema di cui stiamo parlando, sì, oggi. Sì, certo, ma io non metto in dubbio. Allora, sicuramente la guerra non è una bella cosa per nessuno e io non sono d'accordo che ci sia una guerra per un pezzo di terra e neanche per un metro cubo di gas. Però, secondo me, la maniera in cui viene trattato l'argomento, soprattutto contro Putin, che ha fatto molto, moltissimo per il popolo russo, perché io ho visto la transazione che c'è stata da quando lui è salito al potere fino a oggi, sulla qualità della vita in Russia, è indiscutibile. Allora, vorrei dirvi che appunto prendiamola come una testimonianza, come quella che è Ivan, che vive a Mosca e non ha intenzione di andartene, ci sta dicendo che dal suo punto di vista Putin è molto ancora amato, ha un gran largo consenso e viene considerato dai russi come qualcuno che ha cambiato il loro benessere, il loro stile di vita. Questo ci sta dicendo. Quindi stata anche una manifestazione pro Putin in piazza. E c'erano le carrellate di macchine per le strade con le bandiere. Scusi, allora, le posso fare una domanda?
Secondo lei, certo. un paese è civile nel momento in cui si può scendere in piazza e dire che magari si è contro la guerra che sta facendo il proprio presidente o il proprio governo, oppure no? Certo che è civile. Ecco, questo in Russia, non è, come sa, non è possibile farlo perché arrestano le persone. Nemmeno si può parlare della parola guerra. Quindi, cioè, questo è un dato di fatto. Non è che stiamo parlando ma male di qualcuno. Ma è una guerra, effettivamente. Come? Ma è una guerra, effettivamente. Siamo d'accordo che è una guerra. Una guerra. Io e lei siamo contro. Non si può dire in Russia perché è vietato persino parlare di guerra, come sa. Certo. E non si può manifestare contro la guerra. Questo non è un paese civile. È un paese in cui le persone sono ricattate. Che non sia un paese civile, questo se lo tenga per lei, se vuole venga qui 3 mesi, la ospito a casa mia. Ma scusi, non voglio alzare i toni, ma sarebbe lo stesso in Italia, nei paesi, qualsiasi paese che Italia non lascia la libertà di manifestazione e di espressione, non è civile. Cioè, questo è un dato di fatto, non riguarda la Russia o me, l'Italia, lei, ma magari lei sta benissimo. Ma mesi fa che in Italia è uguale. Ma non scherziamo, scusi. Allora, hanno picchiato donne e bambini al porto di Trieste, ma vergognatevi a dire queste cose. No, ma non scherziamo, veramente. Cioè, guardi, l'ho seguita in diretta quella manifestazione, le posso assicurare che non è andata così. Beh, diciamo che noi, posso dire una cosa, siamo in un momento in cui io l'ho visto in diretta, non ci arrabbiamo. Esatto, non ci arrabbiamo, sono d'accordissimo. Allora, sento subito Alan Friedman. Comunque, appunto, io la vorrei prendere come una testimonianza. Un italiano che vive in Russia ci ha detto la sua, senza fare polemiche, perché non è il momento delle polemiche. Concordo con Maria Giovanna Madie. Alan Friedman. Io sarei lieto. Scusami Alan, ti dico una cosa prima di darti la parola, perché mi è arrivata un'agenzia che reputo molto importante, i punti della bozza della dichiarazione di Versailles che chiuderà il vertice dei leader dell'Unione Europea di giovedì e venerdì, insomma, si legge da questa ANSA che il testo sarebbe: concordiamo nell'obiettivo dell'eliminazione della dipendenza da petrolio, gas e carbone importati dalla Russia attraverso la diversificazione delle forniture, l'accelerazione nello sviluppo delle rinnovabili, il miglioramento delle reti europee di gas e elettricità, il rafforzamento del piano di emergenza energetico, le cose che tu ci avevi praticamente anche enunciato ieri nel tuo intervento. Detto questo, insomma, le forze russe attaccheranno Kiev nelle prossime 24-96 ore, la previsione del think tank statunitense Institute for the Study of War, così riporta il Guardian. Bene. Allora, per quanto riguarda il fatto che Putin ha intenzione di martellare Kiev nei prossimi 96 ore, prima o poi purtroppo temiamo che questo accadrà. Poi io ho molta fiducia nella resistenza di Ucraina, quindi non credo che Putin avrà una vita così facile come pensa, nonostante le bombe. Detto questo, torniamo a quello che stiamo discutendo qui sulla sette da diversi giorni, cioè il fatto che c'è un piano energetico che sta venendo fuori. A me risulta che Cingolani sta lavorando molto anche a livello europeo. Ovviamente il primo ministro Draghi ha già chiarito che l'Italia vuole andare verso un'autonomia, un'indipendenza dalla Russia, del gas russo, entro 24-36 mesi. Sembra un miracolo, invece credo che stiamo fedeli a Versailles, e forse il direttore Molinari saprà più di me, ma credo che stiamo per vedere una serie di iniziative. Qualcuno li chiamerà Recovery 2, perché l'idea di emettere una grande emissione di obbligazione, Eurobond, come è stato fatto per la prima volta storica per la Next Generation, questa idea, che secondo me potrebbe realizzarsi o essere annunciato a Versailles, sarebbe un piano che eroga, canalizza fondi all'Italia come un altro recovery, un altro Next Generation, questa volta per due scopi. Primo, per aiutare l'Italia a ridurre il costo e soprattutto l'indipendenza del gas russo, e nel tempo anche dare di accelerazione al rinnovabile con incentivi e liberalizzazione senza precedente per l'Italia. Quindi potrebbe diventare molto facile. Numero due, credo che sulla difesa, il fatto che tutti i governi della NATO e dell'Europa
stanno aumentando le loro spese militari, questo può essere anche aiutato da un'Europa che finalmente mostra solidarietà dentro e compensa i paesi un po'. Allora, Alla sta dicendo una cosa importante, la rilancio subito con Maria Giovanna e con Maurizio Molinari, cioè in questo disastro che stiamo vivendo tutti i giorni assieme, in realtà però fa un'accelerazione all'Europa che sarebbe stata impensabile fino a pochissimo tempo fa. Maglie Molinari. L'accelerazione ha bisogno di tempo, ha bisogno di strutture. Voglio prendere in parola quello che dice Friedman, però io ho l'impressione che per come ci eravamo orientati, cioè verso una transizione ecologica, e una dipendenza totale per le forniture, tornare indietro con gli strumenti che abbiamo, i tempi che servono, i rigassificatori, ci vorrà ben più di 24-36 mesi, e soprattutto bisogna cambiare completamente filosofia, prendere l'idea di essere soltanto green e buttarla nel cestino. Questa è l'impressione che ho avuto in questi mesi. E c'è il nucleare. Il nucleare è il sistema che noi abbiamo. In quel modo, io, come dire, faccio mea culpa, ho votato contro il nucleare a suo tempo. È stata una gigantesca sciocchezza ideologica. Il nucleare al momento è il sistema più sicuro e più pulito, c'è poco da fare. Fatto lo stesso con le centrali a carbone. Noi siamo di una debolezza in questo totale, e se non prendiamo il piano di riconversione così com'era e lo rifacciamo completamente, io escludo che ce la facciamo in tempi rapidi. Qualcuno mi smentisca con i numeri. Allora, sentiamo Molinari, perché sono due posizioni molto differenti, onestamente. Cioè, Friedman invece ha l'idea che anche sull'elemento rinnovabile, forse più avanzato, di ultima generazione, si possa fare dei progressi. Maria Giovanna dice: o torniamo sulle scelte strategiche o non andiamo da nessuna parte. Maurizio Molinari, tornando anche un momento poi al caso Russia, perché mi incuriosisce il tuo parere su quello. La cosa interessante che ci suggerisce Alan Friedman è che la chiave è la tecnologia. Gli Stati Uniti si sono emancipati dal petrolio dell'Arabia Saudita grazie a Shell Oil, Shell Gas e a una tecnica, il fracking, che i sceicchi sauditi neanche immaginavano. Certo, non sono scelte di breve termine, sono scelte di medio e lungo termine. Ma il duello che si apre con Putin non durerà lo spazio del mattino, ma se Putin resterà al Cremlino durerà molto di più. Quindi quello che sta dicendo Friedman, giustamente, è che in questa prospettiva la contromossa dell'Occidente è sempre sul fronte della tecnologia, perché anche il Covid ha dimostrato che il biotech ha funzionato e ci ha dato il vaccino, mentre la medicina tradizionale a cinesi e russi non ha garantito lo stesso risultato. Allora, scusatemi, vedo che Sabato Angeri è pronto per collegarsi con noi da Leopoli. Credo che abbia qualche novità. Molinari, che è successo? Si è frizzato, me lo ritrovate, per favore. Sabato, eccomi qui. Sì, mi sentite? Sì, certo, ti sento. Dove sei? Sono uscito da poco dall'ex Palazzo delle Arti di Leopoli, che è stato riconvertito a centro di raccolta e smistamento dei beni che da qui arrivano nelle altre città dell'Ucraina e che si forniscono tramite dei pacchi anche alle famiglie che arrivano con il treno. E lì ho intervistato Yuri, uno degli organizzatori, dei volontari, e mi parlava prima anche del fatto che ieri sono arrivati i primi aiuti anche dall'Italia, perché sui pacchi ha visto la bandiera. E lì c'è una situazione veramente, veramente complessa. Io non mi stancherò mai di dirlo, non seguo molto, ovviamente non seguo affatto la televisione italiana in questi giorni, però è importante ricordare che al di là dell'emergenza militare per gli ucraini c'è un'enorme emergenza umanitaria già in atto che sta precipitando. E quello che sta succedendo qui, con le immagini anche che vi ho fatto vedere ieri dalla stazione, ne è solo un primo assaggio. Io ti ringrazio, sì. Sabato, io penso sia molto importante avere i vostri occhi sul terreno, che ci ricordate continuamente cosa sta accadendo davvero con le popolazioni civili e qual è il dolore che stanno affrontando. Torniamo subitissimo con voi per un ultimo saluto con Molinari, che è tornato con me, credo, mi pare. Pubblicità, torniamo subito.
nostro tempo è finito, ma volevo far concludere Maurizio Molinari, che era rimasto in bilico con la sua chiusa. Io credo che la reazione dell'Europa sull'energia indichi un Occidente sempre più compatto, e lo vedremo anche presto sulla difesa. Entro la fine di marzo avremo la dichiarazione sulla difesa comune europea, che non sarà mai così forte e organica come in questa occasione, anche qui in reazione all'aggressione di Putin all'Ucraina. Grazie Maurizio Molinari, grazie Marco Fulfaro, noi ci vediamo domattina con tutti i nostri inviati sul campo e con i nostri ospiti, grazie di essere con noi tutti i giorni.